Ciò a cui stiamo per assistere è una specie di spettacolo, diciamo un ragionamento sullo spreco. Ecco. Chi è? Chi ha ripetuto? Dicevamo, un ragionamento in forma di spettacolo attorno allo spreco. Ecco. Capisco. Eco, questa parolina che non ha nulla a che fare con la eco, sta alla base invece di paroloni come economia oppure ecologia, che è il nostro campo. Un campo di immondizia, inquinato dallo spreco di energia, assetato e affamato dallo spreco di acqua e di cibo. Già. Dunque, questa parolina viene dal greco. Eco. Appunto. Eco viene da lì e significa casa, dimora, ambiente dove si vive. La terra è la mia casa e anche la vostra. Il tempo della voce fuori campo è finito, ma quello che è veramente finito è il tempo dello spreco. No, ma non è che è ligio, Savino. È che esagerato. Te, si dimentica sempre le luci spente. Spente. Cioè, non posso entrare in casa io e trovarmi, cioè, in una tomba. Ma io accendo due luci, guarda. Sì. Anche perché c'ho il concerto. E ce l'hai anche tu. E vieni... Mi raccomando, T'ho spento. Vabbè, ti saluto, dai che faccio luce qui. Faccio luce, vedi, la luce è rotta. Dai, ci vediamo dopo, dai. Vabbè, ti aspetto, eh. Che facciamo le prove, bravo. No, mi sono scelto un compagno di casa. Non è buono per niente. Sbagliatissimo. Ma è colpa mia. Sembra di stare in una tomba. Tutto buio. Una è rotta. Due. E ci sono anche le lampadine rotte. Cioè, gliel'ho detto di cambiarle. Come fa un uomo, come fa un ragazzo che pensa alla musica, solo alla musica? Basteranno? Ma... Molto importante. Ecco qua. Metto a leggere. No. Vado a studiare. Questa sera c'è il concerto. Ecco qua. Ma secondo me è buio. Io lo spreco,
Ciao Savino. Ciao Savino. Ciò che. Oh. Ma scusa, ma ti rendi conto? Guardati intorno. Cosa successo, Savino? Non lo so, guarda tu. Non lo so, guarda tu. Guarda, ma che c'è di strano? Di cosa? Ma guardati intorno, guardati. Per due lampadine accese. Ma che due lampadine che abbiamo più luci noi della Torre dei Casinelli a Natale. Ah, sei esagerato, Savino, sei esagerato. Sì, vabbè, sei esagerato. Comunque qua, una cosa che c'è da fare, immediatamente, ci dobbiamo dare una regolata. Perché io non spreco. Ah, bene, anch'io, eh. Sì, sì, si vede, sì, infatti, guarda. Vabbè, Savino, con te non si può ragionare. Noi abbiamo un concerto stasera. Io arrivo, trovo le luci spente, tu che mi fai la morale? Dobbiamo pensare alla musica o alle luci? Ci dobbiamo dare una regolata, Mattia. Non possiamo andare avanti così. Cioè, io spengo e tu accendi. Pronto? Sì. E come va? Con questo qua io non ce la faccio più. Come, con chi? Con Mattia. Accende, spegni. Gli devi stare dietro e lascia sempre il rubinetto dell'acqua aperto e poi lascia sempre le luci accese. Io le devo spegnere. Perché qua non è che... Salutamela tua, la zia Nannina, va bene? Va bene, dai. Mattio! Sì. Mattio! Dimmi! Vai ad aprire la porta che sono al telefono. Io sto studiando. Dai, Mattio! Lo so, infatti, dai. Beh, mamma, ti saluto perché questo... Vabbè, dai, ci sentiamo dopo. Ok? Sì. Ok, ciao. Ciao. Arriva il signor Formica. Mattio, dove va? Dove andà? Signor Formica? Buongiorno, salve, sono l'operatore dell'Enel, buongiorno. Posso? Permesso? Buongiorno. Permesso. Bortolotti? Piacere. Senta, allora, io l'ho trovata in casa, che siamo già venuti un paio di volte e non l'abbiamo ancora trovata. Qua ci sono due fatture che ci risultano non pagate degli ultimi 4 mesi, gli ultimi 2 bimestri. Vuole un caffè? Ma no, la ringrazio che devo ancora fare 2 condomini. Sì, si vuole accomodare così mi spiega meglio. Sì, guardi, mi accomodo un attimo. Allora, come lei può vedere qua, gli ultimi 2 bimestri sono le bollette, a parte che è un consumo esagerato per un appartamento, perché è consumato come un'officina. Chi glielo dici? Poi ci sono 450 euro e 428 euro nelle ultime 2 bimestri, che sono ancora da pagare. Sono quasi 900 euro. 900 euro? Se avete già pagato, spedite via fax i bolletti. Appunto, volevo vedere. Se non avete pagato, utilizzate questo qua entro 10 giorni, altrimenti mi tocca tornare, anche se non siete in casa, io zac, taglio la luce per forza. Io lo potrei uccidere. Va bene, me lo lasci pure adesso quando... Niente, adesso lo chiamo subito. Beh, lei la ringrazio intanto. Ma non vuole il caffè, sicuro non lo vuole? No, ma si figuri, io non ho molti altri condomini da fare, grazie. Va bene, la ringrazio. La saluto. Salve, grazie. Io lo ammazzo a quello, guarda, veramente. Poi dici, non devi essere violento. Sì, va bene. Pronto, Mattio? Guarda, torna subito a casa perché è venuta l'Enel e ci vogliono tagliare la luce. Sei qua giù. Dai, muoviti, vieni qua, per favore. Ciao. Che è successo? E che è successo? È venuta l'Enel e dice che dobbiamo pagare 900 euro. Ma tu non hai pagato la bolletta, scusa? No. No. Sono 2 bollette non pagate. 2. E quant'è la cifra? 900 euro. Io ti avevo dato i soldi per pagare la bolletta. Eh sì, però, ti ricordi la festa, quella che ti organizzai a sorpresa? Cioè, come l'organizzavo, secondo te? Ho preso i soldi e... Vabbè, ma che c'è? Bella festa però, di la verità è stata una festa carina. Ho capito, Mattio, però tu hai capito che ci tagliano la luce qua. Farai, dai, in qualche modo farai, ti organizzi, 900 euro per te così. Ma farai, ti organizzi tu. Vabbè, Savino, dai, tranquillizzati. Oh, tranquillizzati, stai tranquillo, non ti preoccupare. Spegni la luce, anzi, sai cosa c'è? Qualcuno la spengo anch'io, da un po'. Cosa? Vedi, No, ho fatto tutto ordinato, è tutto scritto, ci sono i colori. Dove è scritto? Allora, cos'è quello? Cos'è quello? Pattume, è un pattume. Cos'è quello? Rusco. È rusco. Rusco? Rusco. Spazzatura. Rusco.
brusco, spazzatura. Cos'è questo? Il sudicio. Si mette insieme e si butta. No. Esagerati. Esagerazione, che esagerati. Ma Mattio, Gerico, qui questo è l'umido, questo è il vetro, questa è la plastica e questo è? Rusco. È rusco. No, è la carta, Mattio, è la carta, perché per fare una bottiglia di plastica si inquina. Per smaltirla si inquina. Tra l'altro, è come avere i capelli lunghi. Ti piacerebbe? Tra l'altro? Tantissimo. Invece di pensare al rusco, fatti una parrucca. Tra l'altro cosa? Tra l'altro ti faccio vedere cosa faccio io tutti i giorni con le bottiglie di plastica invece. Dai, cosa combini? Se io metto un po' di riso, ho un po' di sassolini, ho un po' di sale grosso, ho un po' di pasta secca. Meglio le pietruzze, in questo caso stiamo usando. Lo vedi che suona? Guarda. Yeah! Lo senti? Bello però! Allora perché la buttiamo? Sai quanto costa uno shaker? 50 euro. E questo non costa nulla. Ce l'ho. Chi è che non ce l'ha? Io! E vai! Avete ragione? Se chiedi in tempo, per il nostro tempo, la speranza tu sarai per noi, se vuoi. E se parti in tempo, tu sarai a tempo. Se tieni il tempo, tu farai il tempo. Quanta plastica tolta dall'ambiente per suonare! Grandioso! Questo è un modo per riutilizzare dei materiali che noi nell'ordinario, nel quotidiano, buttiamo. Quindi diciamo che dobbiamo stare attenti dal punto di vista anche del riciclo. Perché? Perché esiste lo spreco? Perché non si ricicla, prima di tutto. Lo spreco nella nostra civiltà è dato proprio dal fatto che i rifiuti sono stati sempre in abbondanza messi alle discariche. Quando parliamo di spreco e di riciclo parliamo anche di inquinamento. Lo sapete che le falde acquifere per le discariche si inquina l'acqua che beviamo. Cioè ci sono tantissimi problemi su questo argomento. Quanti di voi quando si lavano i denti dopo aver incominciato a spazzolare chiudono l'acqua? Manina? Tutti, non è vero. Vedi che non ci sono tutti. La verità, vogliamo solo la verità. C'è una buona percentuale. Giù le mani. Quanti di voi quando fanno la doccia mentre si insaponano chiudono l'acqua? Lo sapevo che diminuiva la percentuale. Ragazzi, guardate che e dietro in fondo ce ne sono pochissimi, eh? Ah, no. Giù le mani! Ultima domanda, attenzione! Quanti di voi quando vanno in cucina spengono la luce della stanza? Un po' di più di prima. Giù le mani, una buona percentuale prima e terza. Basta parlare Serino, eh. Poi a parte che quanti di voi vivrebbero con lui? Pochissimi, però 5-6 perché è pesante. No, però Savino, ragazzi, spegnete le luci, non fate come Mattio, per favore. Dai, Savino, perché è uno sprecone che deve arrivare ricco. Dobbiamo provare. Come ti chiami di cognome tu? Cicala.
Sapete che la cicala spreca è la formica? Io mi chiamo Formica di cognome. Però come Formica parli un po' troppo. Carissimo! Dammi un abbraccione. Aiutami tu. Aiutami tu. È pesante, pesante. Ciao Rico. È arrivato, dai, prendi il sax. Come stai? Tutto bene. Vai, prendi la batteria e la montiamo, dai. No, la batteria non l'ho presa io. Come non l'hai presa? Non c'era spazio, non c'è spazio per montare la batteria, perché ho preso il minimo indispensabile. E come suoniamo con questo? Rico! Ma nel modo lo troviamo. Ma se vedi tutti questi bidoni. Ma sì, i bidoni. Vabbè dai, non lo so, vedi tu, come proviamo non lo so. Non ti preoccupare. Ma tutti io, li becco tutti io. Oh, domani sera dobbiamo fare il concerto, eh. No, veramente stasera. Stasera dobbiamo fare il concerto, va bene. Che stai facendo? Ma sì, usiamo questi, va bene. Può usare anche questi, ma la batteria va bene. Io ci ho messo una vita a fare la raccolta differenziata, quello mi butta la plastica nel vetro, poi arrivi tu mi mischi tutto. Ma sì, uguale. Ma che uguale, oh! E non Sunshine, va bene? Va bene, dai, iniziate voi. Dammi un 4, Rico. Dammi un 4, Rico. Guardate che bossa rubè. Sunshine when she's gone, 'cause your street every day. There's no sunshine when she's gone, anytime she moves along, anytime she goes away. I can't leave her anymore, and no sunshine when she's gone, anytime she goes away. I can't leave her anymore, and no sunshine when she's gone, anytime she's ci vuole che mi hai rotto il bidone. Hai rotto però, Ok, sorry. Veloci. Ciao Rico. Sono stanco, guarda. Anch'io. C'ho un sonno che... Poi vedi quante luci lascio accese. Guarda, poi dice che sto io. Bravo. Ha spento la luce? Ho spento la luce. Guarda che ti fanno anche l'applauso. Fategli un applauso. Magari riesco a convincerlo. Prendi in mano. Va. Pezzo di prosciutto. Cosa c'è? Pesa, Cosa hai comprato? La plastica? Quanto l'hai pagata? La plastica. Bene. Poi tu la butti nel vetro, poi quello perché questi. Vabbè, guarda, io adesso sono stanco, basta. Finisco tutto io. Allora, io vado vado tranquillo, eh. Adesso io vado tranquillo. Vai tranquillo come al solito. Spegni le luci, chiudi l'acqua del rubinetto, se l'ha. Spegni le luci. Dai, spegni le luci, guarda qua. Vai, va bene. E diteglielo pure voi, spegnere le luci. Spegni la luce. Pulivo a letto, io spengo le luci. Pulisco, adesso pulisco. Pulisco. Sì, adesso pulisci. Evelina? Puoi venire a pulire casa, per favore? Sei qui vicino? Perfetto. Dai. E ti aspetto. Cara Evelina, vieni che io devo uscire. Dai. C'è un amico che dorme. Tu. Ma io non faccio. Adesso ti pago. Tu fai in silenzio. Molto carino, come sempre, molto gentile. Grazie, non ti preoccupare, ti pago. Aspetta un attimo, prendi i soldi. Quanto? 50, bene? 2 euro? Soldi della bolletta, ultimo 50 euro, va bene.
e sono finiti pure questi, però per una buona causa. Mi raccomando, silenzio. Se si sveglia, sì. Poi ti chiudo solo. Ma scopri qua. Mi raccomando. Oh, finalmente che si può fare! Tono di voce, basso. Metto pulisce, io pulisce. Evelina, ciao. Ma sembra che abitano in 6, 7, 8, 4, 5, Io Evelina, donna di pulizia, amica di Matteo, lui chiama sempre me, io 50 euro pulisce tutto. Matteo, che ci fai qua tu, scusa? Io, pulizia. Ma io l'ammazzo. No, lei non deve dire che lei... Io non dovevo svegliare lei, l'hai svegliato casualmente. Io ho ma che ha svegliato? Io l'ammazzo a quello, gli ho detto di pulire lui, ti chiama a te, ma cos'è? No, ma io... Tu, adesso aspetta un attimo qua, che adesso vado a chiamare Matteo. No, tutto... Sì, aspetta un attimo lì, aspetta un attimo lì. Scappa! Può scappare, un'uscita sola, lui mi vede da lì. Buttaggia tutto! Ormai mettiamo musica, io metto un po' di musica. Metti un po' di musica. Come in casa? Svegliato da solo, io ho fatto silenzio. Ma se c'era di lui?
No. Ma guarda che quello mi... Io ho spiegato lui, Ma cosa gli hai spiegato? Dove è andato? Dove è andato? È uscito, non so. A fare cosa? Non so io. Non è che è venuto a cercare me? Non so io. Dai, Evelina, Evelina, mi mangia. Mi mangia. Mi mangia. Non ti preoccupare. Ma io lo devo sentire. Lo so che sei dispiaciuto. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. E sto pensando... Ciao, Evelina, lo so che sei brava. Hai anche delle belle scarpe. Cosa non ti si può dire niente? Oddio. Ciao Evelina. Arriva Savino. Ecco qua. Non già c'è. Matteo. Oh Savino, vedi? Tutto spento, le luci? Matteo, io non lo so, mi metto a piangere. Sì. Un po' le accendiamo però. Dai. Ma scusa, io mi sono svegliato in casa mia con una che non conosco, chi l'ha fatta entrare? Ma appunto, Matteo, cioè non ce la posso fare più. Forse è entrata da sola. E come l'hai pagata questa? 50 che erano rimasti 50 euro. E da dove le prendi 50 euro? Sono quelli della bolletta. Allora lo vedi che siamo da capo. Savino, sprechi la luce, lasci la luce accesa, sprechi i soldi, chiami la gente a pulire. Dai, guardiamoci un po' di TV. Ma che guardiamoci un po' di TV e non ci pensiamo più, poi ne parliamo un'altra volta. Dobbiamo suonare, Savino. No, per favore, si può. Ci guardiamo un po' di TV. Io ci rinuncio. Il concerto no. Ma io ci rinuncio. Dobbiamo spostare anche le TV, perché è un po' messa male. Buttiamo ogni giorno un'enorme quantità di cibo nella spazzatura. Ogni mese finiscono tra i rifiuti 24.000 tonnellate di pane. Nel mondo le risorse sono mal distribuite. Pochi sprecano molto. Molti vivono con poco. Lo spreco è un problema legato alla moderna mentalità consumistica. Se il tuo rubinetto del bagno perde una goccia ogni 2 secondi, arriva a perdere 2.400 litri all'anno. In pratica, il fabbisogno di acqua di un italiano per 10 giorni. Controlla quindi bene e sempre la tenuta delle rubinetterie, soprattutto quando lasci casa per lunghi periodi. È buona norma spazzolarsi i denti per almeno 2 minuti, ma lasciare il rubinetto aperto mentre ci si lava i denti comporta uno spreco medio di 5 litri al minuto. Ogni anno 8 miliardi di metri cubi di acqua piovana potrebbero essere recuperati e utilizzati nei vari settori produttivi, consentendo così un risparmio di ben 800 milioni di euro. Vabbè, spegni, va. E poi dici che io sono pesante. Meno male che io sono pesante. Adesso, Matteo, fai così. Ci rifletti un po' su. Pensa un po' come ti comporti, le luci, l'acqua, le solite cose. Che ti dici, spegnimo un po' di spegnimo. Io intanto suono un po', che stasera dobbiamo fare l'apertura. Però, cioè, pensa, no? Un attimo come ti comporti. E che ci ho pensato spesso. E forse è difficile accettare che si sbaglia, forse è difficile cambiare, forse pensiamo che quello che facciamo noi in fondo è poco, una cartaccia, una... pesante è pesante, però ha ragione. Ma che dire? C'è poco da dire. Solo da dire una cosa, da oggi io non spreco. Thank you.
nascosto dietro un dito.